mercoledì 31 ottobre, buongiorno e bentrovati a Buongiorno con noi, la trasmissione dedicata alla rassegna stampa dei quotidiani in edicola questa mattina. Ovviamente abbiamo anche un ospite a farci compagnia e questa mattina è Gabriele Bianchi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Gabriele Bianchi, che è consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, è rappresentante, diciamo, della Piana di Lucca, artigiano. Sì, sono stato eletto a Lucca, ex artigiano. Ex artigiano, sposato con un figlio. Sposato con un figlio, sì. Abbiamo fatto quindi anche una breve scheda, un breve stato civile di Gabriele Bianchi. Ovviamente parleremo con lui della sua attività in Consiglio regionale, ma allargheremo anche il discorso al Movimento 5 Stelle, anche a livello locale, per conoscere un po' meglio questa realtà che a volte sfugge un po' ai media tradizionali come la televisione. Allora, iniziamo però a parlare delle notizie in edicola, sui quotidiani in edicola questa mattina, e iniziamo dall'inserto della Nazione di Lucca. Titolo di apertura: bollette dell'acqua, cresce la morosità, all'appello mancano 750.000 euro. Ecco quanto non è stato pagato secondo la GEAL negli ultimi 3 anni. Quindi evidentemente un frutto amaro della crisi di questi ultimi anni, che ha portato molte famiglie a addirittura non poter più pagare la bolletta. Certo. Bianchi, mi sembra che possa essere questa l'interpretazione giusta. Eh sì, viviamo in un periodo particolarmente infelice per l'Italia a livello economico. Sono dalla crisi della Lehman Brothers che viviamo questa crisi, che va chiaramente a devastare sempre le classi più deboli, gli operai, i dipendenti, e quindi ecco che ci troviamo talvolta a queste situazioni. Ecco, diverso sarebbe se ci fosse un reddito di cittadinanza, che è, diciamo, il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza darebbe la possibilità ai cittadini di non perdere la dignità, di non rimanere soggiogati a una proposta di lavoro, o quella o se no niente. C'è in tutti i paesi d'Europa e noi ci stiamo attrezzando. A chi andrebbe il reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza tante volte viene frainteso, si intende una misura assistenziale, niente di più falso. La proposta reddito di cittadinanza va a inglobare tutta una serie di politiche: le politiche del lavoro, le politiche della formazione e le politiche dell'assistenza sociale anche a chi è più in difficoltà. E quindi è una, fra l'altro, anche è stato approvato anche come manovra di bilancio. La ragioneria di Stato ha dato il suo ok a questa proposta di legge, a questa proposta di reddito. Ci auspichiamo che di arrivarci. Già in Regione Toscana stiamo sperimentando, pur essendo chiaramente all'opposizione, però stiamo cercando di creare una forma di reddito di cittadinanza che, chiaramente, non essendo al governo, noi utilizzeremo magari una voce di bilancio legata ai fondi sociali e alcune politiche sul lavoro e le destineremo a questo progetto, che potrebbe, perché in piccola parte, potrebbe andare a dare il reddito di cittadinanza a 124.000 toscani. Ecco, nel nostro piccolo, come per esempio Livorno, è partito anche lì un'esperienza, però ecco, ci vuole che sia il nazionale. Ecco, a quanto ammonta, se si può dire, se si può fare una stima, il reddito di cittadinanza? Sì, ecco, per la proposta di legge che è stata studiata in Parlamento e che noi abbiamo anche ripreso, si tratta di 780 euro mensili, che è il reddito che è stato decretato poi anche dall'Unione Europea e anche dalle valutazioni di reddito e appunto italiane. È la misura minima per cui una persona può vivere dignitosamente, quindi non diventa più schiavo di un mercato del lavoro che non è strutturato. Cioè, non ci dimentichiamo che dall'inizio dell'anno siamo quasi al 70% l'utilizzo di voucher, cioè non c'è una garanzia, e si pensa che a fine anno arriveremo oltre il 100% di utilizzo di questa forma di lavoro, che chiaramente è devastante per le garanzie del lavoratore, insomma. Ecco, reddito di cittadinanza, quindi il cavallo di battaglia, come si suol dire, del Movimento 5 Stelle in questi ultimi anni. Allora, apriamo l'inserto lucchese
della nazione e non possiamo non imbatterci in Lucca certo. Comics e Games. Siamo quasi in overdose da Lucca Comics e Games, siamo al quarto giorno. Tra l'altro quarto giorno che parte con oltre 40.000 biglietti già venduti in prevendita, quindi si prevede un grande afflusso di persone anche oggi, sicuramente non sui livelli di ieri, però insomma un altro bel afflusso. Record battuto, superata quota, 240.000 biglietti venduti fino a questo momento per tutti i giorni della manifestazione, quindi è stato battuto il record appunto di 240.000 biglietti che se non sbaglio era stato registrato nel 2014. Code e sosta caos, casse chiuse già alle 17 ieri pomeriggio, fermati e allontanati da polizia e carabinieri diversi truffatori e questuanti. Ovviamente c'è stato qualche problema di traffico e di sosta selvaggia, però non siamo assolutamente alle situazioni degli anni passati in cui si è rischiato seriamente il collasso totale della circolazione intorno a Lucca. Lei Bianchi è un appassionato di Lucca Comics? Sì, sì, sono stato sì, appassionato ancora, oggi andrò ai comics, anche perché poi c'è mio figlio che... Quanti anni ha suo figlio? 12 anni. 12 anni, 12 quindi anni, l'età, quindi è l'età giusta. Sì, sì. È una manifestazione meravigliosa che sta qualificando Lucca, sta, voglio dire, sì, in tutti i livelli internazionali quasi siamo su Comics and Games. Si sta espandendo sempre di più. Se c'è da dire, dobbiamo pensare, chiaramente lo spazio di Lucca è quello che è, dobbiamo, secondo me, chi amministra, ecco, distribuire anche sempre in maniera più ottimale e favorendo chiaramente il benessere per tutti, no? Si può sempre, io ho sentito alcune critiche che comunque riguardano l'evento, no? Che riguarda, ecco, la costruzione, l'allestimento e lo smontaggio che ha dei tempi piuttosto lunghi e questo crea il maggior disagio, non è nei 5 giorni ma prima e il dopo. Sì, diciamo che poi alla fine è oltre un mese di occupazione. Sì, sì, indicativamente. Circa un mese di occupazione, sì, delle piazze, di diversi spazi. Ma io credo che ottimizzando, ecco, che chiaramente tutte le cose si possono sempre migliorare, man mano che una cosa diventa più grande, ecco che ci vorranno delle misure adeguate proprio per limitare, ecco, il disagio che si può creare ai cittadini, insomma, che comunque sono cittadini come gli altri, però ecco, è un tesoro per Lucca. E va conservato. Sicuramente sì. Migliorato se possibile. L'emergenza sisma sforna 3.000 pasti l'ora senza gas, ecco la super cucina per i terremotati, Croce Rossa e il sistema da campo partito con 20 volontari per Norcia, quindi la Croce Rossa di Lucca in prima linea anche sull'emergenza sisma in centro Italia, anche questa emergenza va a colpire l'Italia in un momento... delicato, il governo ha chiesto aiuto all'Europa speriamo che l'Europa risponda in maniera adeguata. Ma speriamo, a me guardi veramente, mi sembra veramente allucinante che per degli interventi che devono tutelare il territorio, i cittadini, dobbiamo andare a chiedere questo all'Europa, e non è che è molto larga, no? Perché bisognerebbe anche andare in Europa battendo un pochino di più i tavoli, perché altri stati lo fanno. No? Lei chiede più decisione da parte del governo? Ma assolutamente, più decisione, poi bisognerebbe rivedere assolutamente certi trattati come il trattato di Dublino, che purtroppo un altro problema grosso è quello dei migranti, no? Effettivamente sono in una misura, siamo quasi al limite dell'accoglienza. E noi richiediamo chiaramente sì, più attenzione in Europa, ma anche sul territorio, cioè non ci dimentichiamo, un paese come la Germania in 3-4 giorni riesce a selezionare chi può rimanere e chi deve ritornare indietro, chi può essere inserito in un discorso, chi in un altro. La velocità delle commissioni, del giudizio delle commissioni è uno dei problemi più importanti in Italia, è una cosa che bisognerebbe risolvere. In perché poi questi rimangono 2-3 anni sul territorio, che per la maggior parte vogliono andare in altri paesi, non vogliono rimanere in Italia, e sono comunque legati da un trattato che se sbarcano in Italia, vanno in un altro paese, qualora dovessero essere buttati fuori, devono ritornare in Italia. Questa è una cosa... che vuole dire in una comunità, che a parte non è più comunità, comunque l'Unione Europea ci dovrebbe essere anche una sinergia
in questo senso sugli immigrati, ma anche su altre politiche, quelle anche industriali, per quello che ci riguarda. Come Movimento 5 Stelle critichiamo non l'Europa, cioè a noi piace il discorso europeo, però è l'euro che ci ha un po' strozzato. No? Prima dovevamo partire da un'unione comunitaria, infatti si chiamava Comunità Europea. Qui siamo a un'unione che è fatta sulla finanza, sull'euro, su questa moneta che ci ha affossato a suo tempo, e non ce ne dimentichiamo il cambio. Voi uscireste dall'area euro? No, noi ritratteremo, cioè noi non ci piace l'euro, perché ci sta strozzando. Cambiamo, ecco, noi ci dispiace la sovranità. Noi ci hanno tolto come paese la sovranità monetaria. Una volta, se c'era troppo denaro, veniva ritirato. Se ce n'era poco, stampavamo moneta e davamo moneta al territorio. Ora è l'Europa che dice se dobbiamo spendere o se non possiamo spendere. Questa è una cosa veramente che ci ha devastato. Parliamo un attimo della sua attività in regione. Lei è consigliere regionale e sì, fa parte di due commissioni dagli interessi, dalle competenze abbastanza ampie. La prima commissione è la commissione di controllo. Ci può riassumere un po' quali sono i temi trattati? Vicepresidente della prima commissione affari istituzionali. E è quella che si occupa di enti locali, referendum, partecipazione, si occupa degli enti dipendenti della regione, quindi le partecipate. Quindi il mio lavoro è quello di andare a vedere i bilanci, andare a fare i controlli. Ultimamente di dismetterle le partecipate. E poi, ultimamente, noi seguiamo chiaramente l'indicazione della Corte dei Conti, la Regione Toscana ha 23 partecipate, alcune sono in perdita da anni e la Corte dei Conti già da anni ha detto dovete dismetterle. E noi siamo su questa linea, ci stiamo battendo, ci sono tante partecipate, per esempio quelle delle terme, le tre terme toscane sono in grave difficoltà. Lì ci andiamo a scontrare con una società terme, che è la partecipata SPA, che è fatta dalla regione e dal comune. Per gestire le terme ha bisogno di una società di gestione. Che succede? La società di gestione in fondo all'anno magari ha un bilancio in perdita. Se le terme devono continuare, continuano, la regione e il comune buttano fuori i soldi per ripianare queste perdite. Questo, voglio dire, io ero un artigiano, se io arrivavo in fondo all'anno col bilancio in rosso era un problema, dovevo pensare a chiudere, non c'era la regione che mi ripianava o ripianava i debiti. Quindi noi critichiamo questo sperpero di soldi, critichiamo anche proprio la struttura della partecipata, che è un modello solo italiano, cioè non c'è in altri paesi la partecipata. La partecipata è una società di diritto privato con dentro il socio pubblico. E vabbè, ora è un tema, magari potrebbe essere lungo, però una volta le società dello Stato erano di diritto pubblico, cioè erano soggette alle leggi dello Stato e sottoposte al controllo della Corte dei Conti. Dopo Tangentopoli hanno fatto le partecipate, non sono più di diritto pubblico, sono di diritto privato, quindi il reato di corruzione è meno efficace su certi reati, e da una situazione in cui c'era un tesoriere del partito che magari era inquisito, perché Tangentopoli arrestò i tesorieri dei partiti che facevano l'abuso d'ufficio o la ditta che facevano il falso al bilancio o l'azienda faceva in un appalto l'abuso d'ufficio per la tangente. Da lì in poi le nuove partecipate, che sono a tutti gli effetti con i soldi pubblici dentro, no? Penso ANAS, penso Ferrovie dello Stato. E ci sono dei consigli di amministrazione che sono nominati in maniera fluida, così, dai partiti. Mentre prima c'era una legge, ora ci sono consigli di amministrazione, l'amministratore delegato, il consiglio dei revisori dei conti. Sono tutti costi che vanno sulla collettività generale. E comunque ultimamente la regione quindi deve fare ripulisti, perché la Corte dei Conti gli ha detto che non si può continuare così. Allora, ci fermiamo per la prima interruzione pubblicitaria, poi torniamo a parlare delle notizie in edicola questa mattina, ma anche dell'attività del consigliere Bianchi, che si è interessato in particolare di un argomento molto interessante, la fusione dei comuni. Ed è un argomento che riguarda anche la provincia di Lucca, perché ci sono state fusioni dei comuni e forse ce ne saranno anche in futuro. Ci vediamo tra pochi istanti. Di nuovo a Buongiorno con noi, con le notizie sui quotidiani in edicola questa mattina, con il nostro ospite, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gabriele Bianchi.
Allora andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto lucchese del Tirreno che parla dei comics. Eccolo qua con una foto d'apertura e la scritta comics tutto esaurito. Con il commento di Barbara Antoni, evviva il sold out, ma adesso dove si va? Perché sembra che stiano calando i visitatori che sono il nucleo più importante, diciamo gli appassionati veri e propri, duri e puri dei comics, mentre aumenta il pubblico generalista, quello che viene magari a curiosare o si avvicina per la prima volta a questo mondo, e quindi non si sa se questo deve essere interpretato come una svolta anche per cambiare in qualche modo la gestione di Lucca Comics. Titolo poi nelle pagine interne, multe abusivi, ma la città regge l'urto degli 80.000, che poi in realtà sono anche di più, perché non c'è soltanto chi compra il biglietto, ma c'è anche chi viene semplicemente a fare una passeggiata in centro per vedere le maschere nelle strade. Oltre 300 le auto sanzionate per la sosta su aree verdi, sedicenti parcheggiatori chiedono 5 euro a macchina. Nonostante il sold out, il sistema di viabilità e parcheggi funziona, aggredito un addetto alla sicurezza. Poi c'è una miriade di episodi di cronaca legati ai comics, anche perché non può essere altrimenti, con un afflusso così grande qualche problema per forza viene fuori. Fumetti e turismo, Lucca sorride, la Versilia di più, boom di prenotazione al Lido di Camaiore, chi pernotta in città prenota un anno prima. In realtà, oltre che al Lido di Camaiore, i turisti arrivano fino a Pisa, Montecatini addirittura, quindi i comics creano veramente un indotto, soprattutto nell'accoglienza turistica, che si aggira su milioni di euro. Comics, la disfida del panino, si gioca sui prezzi, dai 3 ai 5 euro per mangiare durante la manifestazione. Anche qui poi troviamo un titolo sul coinvolgimento della Croce Rossa nelle operazioni di soccorso alle famiglie, tantissime famiglie coinvolte dal terremoto in centro Italia, sisma subito operativa la squadra della Croce Rossa Italiana di Lucca. E il titolo, c'è un titolo anche che parla di elezioni, si avvicinano le elezioni, si pensa al dopo Baccini, qui si parla del comune di Porcari, delle elezioni parleremo anche poi più avanti con il consigliere Gabriele Bianchi, elezioni amministrative che si terranno la prossima primavera e che coinvolgono i comuni anche nella nostra provincia, in particolare il comune capoluogo, quello di Lucca. Qui si parla di Porcari, il candidato sindaco del centro-sinistra dovrebbe uscire dall'attuale giunta, nello schieramento opposto ricorre con insistenza il nome di Riccardo Giannoni. Quindi ci avviciniamo alle elezioni, ci sono, oltre a Lucca ci sono anche comuni minori, a volte ce ne dimentichiamo, ma ad esempio c'è Porcari, c'è Bagni di Lucca, ci sarà Forte dei Marmi in Versilia, ce ne sono diversi. Allora, torniamo però a parlare dell'attività da consigliere regionale di Gabriele Bianchi. Abbiamo accennato prima alla questione della fusione dei comuni. In che termini ve ne state occupando in commissione? Allora, ecco, il Partito Democratico ha fatto una proposta di risoluzione e poi una proposta di legge legata al tema delle fusioni. Per spiegare un attimino ai cittadini, una volta c'erano le comunità montane che raccoglievano degli enti locali esistenti, che poi si sono trasformate in unioni dei comuni. L'unione dei comuni sono 3 comuni e si uniscono per fare la gestione associata di alcuni servizi. Però ecco, l'unione dei comuni comporta un altro organo amministrativo, quindi a livello di spese è un pochino più farraginoso rispetto a una fusione, e si facevano le gestioni associate della polizia municipale, dei servizi, dei rifiuti, dell'acqua, cioè accorpare le gestioni. Allora, quello che sta avvenendo è che le unioni dei comuni sono un fallimento. Perché? Perché in Italia, dove ci sono troppi soldi e non si controllano, ecco che succedono gli scandali, ci sono dei comuni che sono usciti da delle unioni è l'opinione del Movimento 5 Stelle, l'unione dei comuni funziona. E si sta spingendo tanto la fusione dei comuni. La fusione dei comuni è una rivoluzione vera e propria, perché immaginate due comuni distinti che un domani è un comune unico con un nome unico. È una rivoluzione perché per un cittadino ha presente dov'è l'anagrafe, dov'è il presidio sanitario, dove sono i servizi, dov'è la polizia. Quando si fa la fusione bisognerebbe preventivamente
informare i cittadini su come sarà il loro futuro. Noi al PD critichiamo questo, che non c'è mai un processo partecipativo adeguato. La fusione dei comuni, la prima proposta di legge che hanno fatto, che poi, non so se vi ricordate lo scandalo di Abetone e Cutigliano, quando due comuni decidono di andare a fusione si fanno due referendum. Allora, a Cutigliano disse sì per la fusione, Abetone disse no per la fusione e la prima volta la regione disse sì alla fusione. Cioè, perché? Nonostante un comune avesse votato un comune avesse votato contro, la regione ha detto perché hanno deciso in questa prima proposta di risoluzione di contare il numero dei sì nell'intero ambito di tutti e due i comuni. No? E è, questo qui è una cosa allucinante, permettetemi, ma se c'è un comune che ha 15.000 abitanti e uno ne ha 7.000, se vanno a fusione si fa la somma di sì e la somma di no, è chiaro che il comune più grande ha il potere e fa un'annessione del comune più piccolo. Questa è una cosa. Poi è stata fatta ora un'altra proposta in cui basta, per dire, in un comune di 5.000 abitanti anche i cittadini possono poter indire un referendum con raccogliendo le firme. Per un comune di 5.000 abitanti ci vogliono 1.250 firme per poter indire il referendum. Però man mano che va avanti il numero dei cittadini del comune, per esempio 10.000 abitanti occorrono 2.000 firme. E questo a noi ci sembra estremamente riduttorio, perché immaginiamo la solita situazione. Un comune da 10.000 che si vuole accorpare a un comune di 7.000 abitanti. Tutti e due decidono di andare a referendum. Uno però, magari con 2.000 firme, decide di andare a fusione. L'altro con un po' meno. Però si arriva a una fusione di 18.000-20.000 abitanti deciso da 2.000 persone. Questi incentivi, secondo noi, sono troppo forzati. Cioè si leva la rappresentanza poi dei cittadini, la sovranità, cioè noi vogliamo che ci sia un processo di informazione adeguato. C'è l'autorità per la partecipazione in Toscana, ci sono soldi da poter utilizzare per questi percorsi, dobbiamo utilizzare questi percorsi, perché la fusione è un arricchimento. Noi come Movimento 5 Stelle siamo per la fusione dei comuni al di sotto di 5.000 abitanti, però a fronte di un processo partecipativo adeguato. Le ottimizzazioni ci sono, perché si può modificare lo statuto, si può mettere magari delle parti anche di, come si dice, dei litri per l'acqua pubblica, ci ricordiamo il referendum, possiamo mettere magari delle forme di partecipazione più ampia, il quorum zero, cioè il cambio dello statuto è importante, il potenziamento anche economico e commerciale dei due comuni è fondamentale, veramente è una rivoluzione. Però se vengono imposte dall'alto in questo modo qui, dicendo vi diamo tanti soldi, perché hanno anche aumentato i soldi che la regione darà ai comuni che poi si sono fusi. Che poi il motivo principale per cui due comuni si vogliono fondere è soprattutto quello dei finanziamenti. È quello, ce n'è sì, bisogno certo, come l'aria in questo momento. Sì, c'è bisogno per il risparmio, perché chiaramente se io devo distribuire l'acqua a un comune di 5.000 abitanti, lo distribuisco a un comune di 10.000, chiaramente si dovrebbe abbassare la bolletta, e questo va spiegato ai cittadini, ma non sempre accade, ci sono addirittura due dei comuni fusi di cui uno sta raccogliendo le firme per uscire. Bisogna spiegare ai cittadini prima della fusione come sono i bilanci dei due comuni, perché se io ho un comune che ha una perdita di milioni di euro e vado a fusione, arrivano questi soldi, ma non è che vanno a migliorare la vita dei cittadini o a ridurre le tariffe, vanno a ripianare i debiti che ci sono in essere. E vengono imposte fusioni, ci sono delle fusioni naturali, perché magari ci sono dei comuni che sono vicini per territorio, per storia, per economia, che sono simili, e va bene. Tante volte si vedono imporre delle fusioni di comuni che non hanno niente a che fare. Addirittura c'è un esempio, un comune, due comuni vicino Arezzo, che non c'era nemmeno la strada per arrivare da un comune all'altro, dovevano fare il giro da Arezzo per arrivare da una parte all'altra. Ci sembrano forzature, però, che sono legate alla politica, al colore politico dei due comuni. Che lei dice che guarda caso ci sono due guarda comuni caso sono sempre si incentivano le fusioni magari di comuni dello stesso colore, magari del PD, magari se c'è una fusione di colori diversi viene disincentivata. Cioè qui si va oltre la sovranità dei cittadini, e questo a noi non
non ci piace. Allora, per chiudere il discorso, ricordiamo che anche in provincia di Lucca ci sono state, se non sbaglio, fino a questo momento due fusioni di comuni, tra sì. i comuni di Sillano e Giuncugnano e tra quello di Fabbriche di Vallico e, sì. e Vergemoli. Si parla anche poi di altre possibili fusioni in futuro, però voi avete notizia di altri comuni che hanno fatto domanda? Sulla Lucchesia no, ad oggi no. Sono altri nell'Aretino, nella zona di Montepulciano, Montalcino, è stata fatta ora ultimamente una fusione, Montalcino, San Giovanni d'Asso, ma erano già molto vicine e molto simili anche nell'economia. Gente che magari era nata a San Giovanni d'Asso e faceva la scuola a Montalcino, insomma, sono già territori che erano vicini. Altri è improponibile, anche perché se poi si impone, succede quello che succede, che dei comuni, dei cittadini, per esempio alla Betone, hanno fatto un ricorso per uscire dalla fusione, perché è stata imposta. C'è quest'altro comune, come ripetevo prima, la Torrita di Siena, che vogliono uscire. Cioè, diventano delle catastrofi, ingestibili poi dopo. E ricordiamo anche un'altra cosa, che qualche anno fa c'è stata una proposta di fusione tra due comuni della Lucchesia, tra Borgo Ammozzano e Pescaglia. In quel caso il referendum disse che Borgo Ammozzano aveva detto sì, Pescaglia aveva detto no, e non si procedette in quel caso alla fusione dei comuni. Infatti la regione fino a Betone e Cutigliano aveva sempre rispettato gli esiti referendari, dopo si fa la somma, e poi anche in maniera non molto costituzionale, perché ci vogliono, allora, i due terzi dei sì per andare a fusione, la maggioranza, però ci vuole i tre quarti dei no per non fare la fusione, cioè quindi il voto del sì è più forte di quello del no. Cioè, anche secondo, anche questo secondo voi non va bene. Allora, ci dobbiamo fermare di nuovo per la pubblicità, dopo riprendiamo la nostra conversazione con Bianchi, riprendiamo anche a rileggere le notizie di oggi. È arrivato anche un messaggio un po' polemico e glielo leggerò dopo, certo. Dopo la pubblicità, tra poco. Di nuovo a Buongiorno con noi, leggiamo subito il messaggio che è arrivato dal nostro telespettatore. Peccato che a voi 5 Stelle non vi va bene mai nulla, salvo poi fare i vostri referendum online gestiti da una sola persona, Grillo. Mai una proposta collaborativa. Auguri, dice questo telespettatore. Ho detto proposte, però abbiamo sentito che avete. No, ma infatti volevo far ricredere questo telescoltatore, perché, allora, intanto le votazioni online c'è un'azienda terza certificata che verifica l'esatto andamento delle votazioni online, che diciamo sempre no, non è vero, perché in Regione Toscana abbiamo anche, ma anche al Parlamento, quando c'è una proposta di buonsenso, il Movimento 5 Stelle vota. Abbiamo votato una risoluzione in Regione per il dissesto idrogeologico, che è un problema toscano ma anche di tutta l'Italia, e lì siamo a favore. Abbiamo votato alcune cose anche quando ci sono proposte di buonsenso. Noi votiamo a favore. E quando vediamo una schizofrenia nella gestione della cosa pubblica, se allo stesso tempo si vota una mozione per tutelare il territorio e allo stesso tempo si vota per fare una mega grande opera che distruggerà la piana, mi viene in mente l'aeroporto di Firenze, volendo non ascoltare i pareri tecnici proprio della regione, che hanno detto sarà un disastro, dovete mettere in regola l'idraulica prima di fare un aeroporto. Cioè, quindi siamo contro quando si va a devastare il territorio, siamo contro quando i cittadini si svegliano e creano dei comitati perché magari gli fanno un inceneritore sotto casa. Beh, noi diamo voce ai cittadini che tante volte non vengono ascoltati. Per esempio, sull'aeroporto ci sono due pareri tecnici della regione che dicono no, non va bene farlo. C'è da risistemare tutto l'impianto idraulico della piana e sarebbe una devastazione. Ora è tutto fermo a Nazionale, ma c'è un'altra opera, parlando di Lucca, l'elettrodotto Terna, che interessa la zona di Chiatri, insomma, Balbano. È un'opera che è bloccata chiaramente da un parere del PIT e c'è anche un parere del Ministero dei Beni Culturali. Noi lì andiamo ad ascoltare i cittadini, a verificare sul territorio. Ultimamente ci hanno segnalato, perché questo megaprogetto ora è fermo, è stato fatto un ricorso al Consiglio di Stato da parte di Terna,
Però c'è ci sono tanti comitati che si stanno muovendo da anni per fare questa battaglia. Adesso abbiamo avuto segnalazioni che c'è una cava chiamata Batano, dove Terna avrebbe individualizzato il posto ideale per fare una mega centrale trasformazione, e però ci hanno detto: guardate, questa è una cava che bisogna vedere in che stato è, cosa c'è sotto. Quindi abbiamo chiesto in questa interrogazione a ARPAT di andare a fare i controlli, perché voglio dire, il territorio prima di tutto, quella è la cosa. Poi vediamo effettivamente delle opere, cioè si vuole sempre fare le mega opere, le grandi opere. Noi diciamo no alle grandi opere, ma perché? Perché non si parla mai in questo paese? La prevenzione è sempre un costo, la manutenzione è sempre un costo. Perché non si comincia a parlare di prevenzione come investimento per la sanità, di manutenzione come un investimento per il territorio, ma anche, mi sono occupato anche di trasporto pubblico, ferrovie. Cioè qui si pensa a fare le megastazioni dell'alta velocità quando abbiamo i treni regionali che zoppicano, che hanno gravi problemi, come il trasporto pubblico locale su gomma, saltata la gara, questa è una notizione, abbiamo chiesto al Consiglio regionale, vediamo di fare un consiglio straordinario. Cioè vediamo che si vuole devastare l'esistente, invece bisogna mantenere l'esistente, rivalorizzarlo e dargli forza, le stazioni. Sugli assi viari di Lucca, sulla circonvallazione di Lucca, qual è la vostra opinione? Ma noi, ecco, tempo fa ci furono stati molti proclami: sono pronte le opere, partiremo domani, e niente di tutto questo. E andai a Roma per informarmi su cosa era veramente avvenuto. Noi siamo indicativamente contrari agli assi viari. Siamo contrari agli assi viari, siamo per piccole opere strategiche. Noi non siamo un paese come gli Stati Uniti, che allora avvia le grandi opere. Ci vogliono delle opere piccole che vanno a risolvere dei problemi. La circonvallazione di Lucca, lo vediamo tutti, ci vuole mezz'ora, no? per fare tutta la circonvallazione. Uscire da Firenze ci vuole un'ora. Cioè tutti i centri urbani toscani sono in questo stato. Noi diciamo, un primo problema è quello del trasporto pubblico locale su gomma, che è stato depotenziato da 5 anni in vista proprio della gara, è stato sfrondato. Io quando sono a Firenze viaggio in autobus, è una devastazione. Mi sono trovato una volta 40 cittadini che urlavano all'autista che si era fermato, perché l'autista era fermato perché gli si era rotta la porta. E io dicevo: ragazzi, ma non è colpa sua, ma se gli danno i mezzi che non si muovono, che sono rotti, voglio dire, non si investe sulla mobilità. Se il trasporto, cioè viaggiando vedi sempre una macchina, una persona, una macchina, una persona, perché non pensare, ci sono delle zone periferiche in Lucchesia dove c'è un mezzo solo, che va un'ora e basta. Per noi è un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, la mobilità sostenibile. Possiamo farlo, lo fanno, c'è un esempio in tutti i paesi europei, possiamo prendere esempio da chiunque per poter migliorare. E chiaramente ci fosse un servizio adeguato, la gente prenderebbe l'autobus. Quindi questa, secondo voi, è la strada da seguire, e rinforzare il più possibile anche i collegamenti più periferici del trasporto pubblico. Certo. Torniamo a leggere qualche titolo dei quotidiani in edicola questa mattina. Stavolta passiamo alle notizie nazionali con il QN. La Nazione, scossa catastrofica, 31.000 sfollati, magnitudo 6.5, peggio che all'Aquila, epicentro a Norcia, basilica distrutta, le Marche in ginocchio, paesi rasi al suolo, decine di feriti ma nessuna vittima. Renzi sfida l'Unione Europea, non baderò a spese. E poi la foto impressionante delle spaccature che si sono prodotte sulla strada a Norcia, perché l'Italia si spacca, questo è il titolo del QN. E poi abbiamo preso anche una pagina interna del fascicolo regionale del Tirreno che parla proprio della prevenzione, ne parlavamo prima. Case da adeguare, 500.000 di toscani a rischio, un terzo della regione definita ad alta pericolosità. Noi lo sappiamo bene perché la Garfagnana è definita zona sismica. Il rapporto dell'istituto Cresme scopre molte criticità. Nella classifica nazionale siamo sesti, prima l'Emilia, ma occorrono interventi e la giunta regionale si mobilita, e speriamo che gli interventi, anche se peraltro tante cose sono state fatte in questi ultimi anni per la prevenzione dei terremoti, però come abbiamo detto prima sulla prevenzione non sono mai soldi sprecati quando la prevenzione è fatta bene.
Allora, intanto ci è arrivata un'altra domanda di un telespettatore: che ne pensa del progetto viabilità sul territorio della Piana? L'abbiamo preceduto perché la domanda l'abbiamo già fatta e la risposta l'abbiamo già avuta. Quindi diciamo che il Movimento 5 Stelle in generale non è favorevole a questo tipo di opere, ma a un potenziamento invece della struttura pubblica, certo, di trasporto. Certo, e anche piccole opere strategiche, perché no? C'è da fare un ponte in un posto adeguato per migliorare, perché voglio dire, c'è bisogno. Però non una devastazione, possiamo utilizzare, avevo già letto anche questo, tramite da Lega Ambiente, mi sembra, per la circonvallazione utilizzare una corsia dell'autostrada, perché no? Queste sono tutte soluzioni, cioè, che sono già in essere. L'autostrada come tangenziale di Come Luca, tangenziale, potrebbe, tutto è possibile per salvaguardare poi il territorio e andare anche incontro alle esigenze della viabilità. Però detto, ci vuole tutto, cioè, chi pensa a una città oggi da zero, prima traccia le linee della mobilità, no? E poi da lì si parte. Non so, i centri storici, io vivo spesso a Firenze, è incredibile, non c'è un'idea di mobilità, motorine, camion, biciclette, perché devi mettere la mascherina, è invivibile. Cioè, i centri dovrebbero vivere, dovrebbero essere liberi da dal traffico, mezzi elettrici. Ci abbiamo l'esempio, voglio dire, abbiamo... Lei estenderebbe la ZTL in centro storico a Lucca? Ma ci vuole un bel progetto, però il progetto, per esempio, era molto bello quello che poi è abbozzato lì, Lucca Port, la possibilità con mezzi elettrici di portare tutti i materiali, questo sarebbe un però non è stato sviluppato adeguatamente per una città come Lucca, che ha degli sforamenti sull'inquinamento atmosferico impressionanti. Siamo veramente, non dico, leggevo l'altro giorno che ci hanno paragonato alla Cina, come in certi momenti, in certe zone. Di non essere a quelli. Però, ha introdotto il discorso Lucca. Prima abbiamo parlato delle elezioni a Porcari. Tutti si domandano: il Movimento 5 Stelle cosa farà a Lucca nelle prossime elezioni amministrative? Ricordiamo che nell'ultima tornata amministrativa il Movimento 5 Stelle a livello nazionale ha conquistato città importantissime come Roma e Torino. A livello lucchese, a livello locale, però, fino a questo momento, per esempio, non ci sono sindaci del Movimento 5 Stelle, anche se c'è il sindaco di Gallicano, David Saisi, che è vicino al vostro movimento. La domanda diretta che le faccio è: vi presenterete con un vostro candidato alle prossime elezioni amministrative a Lucca? Sicuramente, allora, il nome dei candidati e chi sarà candidato sindaco è l'ultima cosa che arriva, perché prima si prepara il programma. E il lavoro che stanno facendo gli attivisti sul territorio è... Voglio prima però spiegare, tante volte non si capisce il Movimento 5 Stelle, non è decifrabile. Io sono un consigliere regionale... Però, io gli ho fatto questa domanda perché lei è un consigliere regionale, quindi diciamo una personalità, cioè, rappresentativa. Il partito classico ha il consigliere regionale che poi comanda il consigliere comunale, no? E poi c'è il parlamentare che comanda. No, noi siamo una struttura orizzontale. Io sono stato eletto in regione, sono un portavoce e quindi vado là a portare le istanze dei cittadini. Io sono partito come cittadino, fa parte del Movimento 5 Stelle, all'interno di un meetup che è la prima... diciamo cellula di incontro, no? Che è anche online, e condivisione di temi. Potenzialmente un cittadino che è pulito sulla fedina penale, che non è iscritto a partiti, che si iscrive al Movimento 5 Stelle e lavora sul territorio e va a cercare contatti con chi ha bisogno, con i comitati, con ognuno che ha una difficoltà o un problema, no? Può mettersi lì a lavorare per il programma. Cioè, io ero un artigiano elettricista, ho fatto un lavoro di un certo tipo, poi all'interno dei comitati, che sto ancora seguendo, proposte che noi avevamo fatto a livello, diciamo, del comune, ecco che poi è stata fatta la lista è stata votata online. Quindi c'è tutto un processo di partecipazione dopo che magari è stata verificata la situazione base, cioè non c'è pendenze penali, non sei iscritto a partiti, accetti di difendere il programma che è la Bibbia del Movimento 5 Stelle e decidi di tagliarti lo stipendio. Ogni eletto del Movimento 5 Stelle si taglia lo stipendio. Noi ci tagliamo lo stipendio regione, parlamentari
se lo tagliano, i consiglieri comunali hanno i gettoni, faranno diranno magari ecco dove destineranno questi gettoni. E è un rapporto orizzontale. Per esempio, io le faccio l'esempio di Grosseto. La scorsa tornata elettorale c'era un consigliere comunale uscente che ha presentato una sua lista. Allo stesso tempo c'era un gruppo di meetup, di attivisti, che poi, voglio dire, che hanno presentato anche loro a sua volta una lista. Cosa c'è? Le due liste sono andate allo staff, che poi vabbè c'è Beppe Grillo, che è solo il garante, va a verificare le fedine penali, che questi non siano iscritti, che non abbiano reati, così, e decide quale delle liste andrà poi. Al termine quindi di la questa... cosa, però voglio dire, prego, la cosa fondamentale è il programma. Io in regione, sulla scrivania, ho il programma con cui sono stato eletto. Quando ho dei dubbi, prendo il programma e dico questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo... Poi saranno i cittadini a giudicare l'operato di un consigliere. Allora, abbiamo capito, il programma è la cosa più importante, il nome del candidato è la cosa, non diciamo l'ultima cosa, però insomma non è poi così fondamentale. Però voi siete sicuri che vi presenterete con un vostro candidato alle elezioni amministrative a Lucca? Questo si può assicurare o non è certo neanche questo? Ma io spero proprio di sì, spero, io non lo decido io, non è che io dico fate la lista. Cioè, se c'è un gruppo che lavora, che sta tirando avanti un programma, che viene magari anche dal... Cioè abbiamo una consigliera, no, a Lucca, quindi può venire da lì. E si presenta una lista che ha tutti i meriti e le possibilità per potersi presentare, perché no? E sarebbero possibili alleanze con altri movimenti, no, altri partiti? No, quello assolutamente questo si esclude. No. Cioè sarebbe... Non facciamo alleanze, però c'è una cosa, che se le proposte che vengono fatte sono condivisibili e fanno parte del nostro programma, noi votiamo anche con altre forze, come è successo e come succederà. Non è una che volta, diciamo una... sempre no, tante diciamo... volte è l'incontrario, tante volte presentiamo una proposta, ce la bocciano, la ripresentano loro, ma ricambiano tre virgole e noi si vota, non è che non si vota. Però, Quindi in questo caso voi parlate, lei parla di persone già elette magari in consiglio comunale che quindi fanno propria una proposta magari proveniente da altre forze politiche. Va bene, allora ci dobbiamo interrompere per l'ultimo blocco pubblicitario, poi torniamo a parlare dei titoli, delle notizie in edicola questa mattina, magari torniamo a parlare anche della situazione del movimento a livello lucchese, certo. E poi c'è una nuova domanda che è arrivata sempre sul tema della viabilità, perché c'è questo nostro telespettatore che la vuole stuzzicare sempre su questo tema, tra poco. Allora, leggiamo subito il nuovo messaggio che ci è arrivato sempre sulla questione della viabilità. Miglioriamo il trasporto pubblico, ok, dice questo nostro telespettatore, ma il traffico pesante sulla circonvallazione, come pensa che possa essere risolto? Lì si risolve, chiaramente uno essendo, se amministra, ecco, io farei subito un tavolo di concertazione con i soggetti interessati, gli industriali, i commercianti, e vedere di trovare se ci può essere altre soluzioni. Per esempio stiamo andando noi col potenziamento anche delle linee ferroviarie. Questo potenziamento potrebbe trovare anche una parte delle soluzioni per certi trasporti, diciamo, di grosse dimensioni. Certo è che se si riduce drasticamente il traffico privato, perché poi è solo traffico privato che sta bloccando poi le circonvallazioni di tutta la Toscana. Quello sarebbe un passo fondamentale, leva il 60% dell'ingolfamento che c'è nelle ore di punta, e lo vedo anch'io tutti i giorni. Lucca è proprio anche morfologicamente ha dei limiti, bisogna anche tutelare il territorio, non è che si può fare delle stese di cemento senza un criterio, poi noi siamo contrari, però ecco, se c'è il buonsenso, se c'è la concertazione, la soluzione si trova. Tante volte la politica in Italia fallisce perché non c'è la volontà, perché ci si divide, io anche a livello parlamentare, ci si divide all'interno della solita forza e magari non si arriva poi a quello che magari uno aveva messo nel programma come soluzione a un problema. Questo col Movimento 5 Stelle non avviene, perché il programma è la Bibbia. Se te esci dal programma sei passibile anche
di non rappresentarlo più, perché poi voglio dire, noi siamo nati anche perché le forze politiche, il programma l'hanno sempre utilizzato sempre un mese prima delle elezioni e poi ce ne dimenticavamo. Invece torniamo a rispettare quello che uno promette in campagna elettorale, questo è fondamentale, e poi riduciamoci lo stipendio, questo è un punto fermo. Il Parlamento punto non è andata in porta, abbiamo voluto fare la proposta di dimezzamento e hanno detto no, l'hanno rimandata in commissione, che vuol dire ridiscutere, ma poi non e lei dice la ripresenteranno magari con qualche forse, ma non si sa, perché poi quando si tocca i soldi purtroppo è il male della politica in Italia, troppi soldi. Allora, andiamo rapidamente a leggere gli altri titoli dei quotidiani. Il Corriere della Sera, crolli, feriti, 40.000 sfollati, la scossa più forte dal 1980, giù la Basilica di Norcia e interi comuni. Fortunatamente nessun morto. La Repubblica, la terra si è aperta, altra scossa in Italia centrale, la più forte dal 1980, crolli in quasi 200 comuni, colpiti 5.000 monumenti, c'è anche un'emergenza dei beni culturali a seguito di questo terremoto. E poi chiudiamo con lo sport, la Gazzetta dello Sport, De Boer vede le streghe, la Samp con Quagliarella allunga la crisi dell'Inter, il club ha deciso di esonerare il tecnico, deve soltanto stabilire quanto, quando. Bianchi, lei è appassionato di calcio? Ma guardi, la nazionale. La nazionale. La nazionale sì, la seguo, mi piace, ma il resto no, troppi appuntamenti, non riesco a seguire tutto. Prima di chiudere, un altro accenno, intanto è arrivato un altro messaggio sempre del nostro telespettatore, sì. Dopo 30 anni ancora un tavolo di concertazione, bravi. Ormai è una polemica però. Noi è da poco, noi siamo una forza giovane, sono 3 anni che bene o male siamo qua. Quindi lei dice non ci potete dare le colpe. Noi abbiamo messo una volta il dito purtroppo nella piaga, perché da quanti anni le amministrazioni a Lucca promettono gli assiviari e il ponte e gli assiviari, però ad oggi abbiamo visto che è successo. C'è una tratta che è stata approvata, asse nord-sud, che comunque risale a una prima progettazione ANAS del 2004 addirittura, che riguardava i valichi appenninici per poter arrivare in maniera più veloce all'autostrada, che poi fra l'altro sarebbe il viale di Maglia, perché poi venne individuato il viale di Maglia come un'arteria naturale che poteva far arrivare a questo. E non c'è stata, c'è state tante promesse a Lucca, però poi siamo sempre qui che non abbiamo gli assiviari. Se ci ricordiamo quanti anni è che si sente parlare di assiviari, ora li facciamo, ora miglioriamo, ma a livello poi sulla carta, perché poi ogni iter legislativo va seguito. Mi sto accorgendo in questo anno che appunto la burocrazia è complessa e le procedure devono avere tutta una serie di step che devono essere adeguati e conclusi. Però se si pensa che invece le leggi le facciamo come nel nostro giardino di casa, non è così. Ci sono delle procedure anche di controllo che vanno rispettate. E siamo qui che a forza di promesse siamo sempre nella solita situazione. Siamo quasi in chiusura. Volevo affrontare rapidamente la questione della situazione del Movimento 5 Stelle a Lucca, perché voi avevate due consigliere in consiglio comunale, una si è dimessa, Daniela Rosellini, l'altra c'è sempre, che è Laura Maria Chiara Giorgi. Però chi ha sostituito la Rosellini, Andrea Pini, è uscito dal Movimento 5 Stelle, è entrato nel gruppo misto e recentemente ha formato Purtroppo un altro gruppo. Ma è una situazione un po' particolare secondo voi questa? Ma guardi, è una situazione che rispecchia anche quello che avviene al Parlamento, no? Ci sono fuoriusciti che sono usciti anche da noi, ma anche da altre forze. Non ci dimentichiamo, in questo Parlamento ci sono stati più di 260 cambi di casacca, ma non che ognuno ha fatto un cambio, c'è anche chi ne ha fatti 2 o 3 di cambi. Ecco perché anche noi ci poniamo la questione del vincolo di mandato. Ci sono delle proposte di legge sulla nostra piattaforma Lex, dove ogni cittadino può presentare una proposta di legge che mette al vaglio degli iscritti, poi viene anche votata e poi viene anche presentata in Parlamento.
questa una proposta che vuole modificare quello che è il vincolo di mandato. Cioè, se io vengo eletto con una forza politica, devo rimanere in quella forza. Se decido di uscire perché non condivido più le linee politiche, io mi dimetto, poi faccio campo, se voglio mi ripresento con un'altra forza, con una mia forza che faccio. Questo qui del vincolo di mandato è fondamentale. Oggi assistiamo, voglio dire, io non dico niente che non sia già stato detto nelle TV, quando, non so se vi ricordate, quando c'era Verdini che parlava del suo lavoro in Parlamento, c'è uno dei rubinetti, non so se vi si ricorda, c'è il rubinetto rosso, sgocciola di più, io sono un traghettatore, cioè ragazzi, qui è lo scandalo proprio all'ennesima potenza. Tornando a Lucca... Il consigliere Pini avrebbe dovuto dimettersi. E poi dopo ripresentarsi alle elezioni. No, invece qui ha cavalcato la notorietà, diciamo, mediatica del Movimento 5 Stelle, come anche altri che ci sono stati che hanno cambiato casacca. Questo è deplorevole, insomma, no? Voglio dire, un minimo. Quindi a Lucca siamo rimasti zoppi un pochino. Comunque cercherete di rifarvi nelle prossime elezioni. Assolutamente, perché siamo un movimento che si automigliora. Perché, pensi, io sono in consiglio regionale. Quando finirò il mio consiglio, a chi mi succederà dopo di me, e chi si reggerà, ritroverà tutto il lavoro fatto, che io lo lascio lì, e chi arriva va avanti. Quindi non c'è perdita di... Quindi saremo sempre migliori, è un po' questo, no? Questo primo, il 2013 è stato un exploit, no, del Movimento 5 Stelle. Abbiamo i limiti, abbiamo tutti i limiti del mondo, no? Abbiamo visto anche delle difficoltà, però la cosa sicura è che noi seguiamo il programma e che non si ruba, perché ci sono delle regole ferree. La garanzia che possiamo dare ai cittadini è questa, che un eletto sarà un portavoce, uno che porta la voce dei cittadini, porta la voce del programma con cui i cittadini ci hanno votato, e non andremo mai a rubare, come succede invece, abbiamo gli scandali un po' a tutti i livelli, no, in questo paese, al Parlamento, ai consigli regionali, grandi opere che si sono rivelate poi un magna magna di soldi pubblici per sia amministratori che aziende, insomma. Questa è la proposta che il Movimento 5 Stelle fa al paese, una proposta di rivoluzione, perché non è ancora chiaro, perché noi vogliamo vedere nel politico il rappresentante, invece noi vogliamo spersonalizzare questo modo di vedere la politica, perché non è poi così complessa come si sembra, perché io un anno sono stato là in regione e sono stato più tanto a Firenze, infatti mi scuso anche con tanti cittadini, amici, persone che frequentavo, che non, ora mi devo ritornare alle persone, perché sennò mi dico, ma te sei sparito, ma te non ti si vede più. Però è stato importante sia per fare il lavoro da fare, sia per una formazione, per capire, ecco, anche i meccanismi, no, della regione. I meccanismi dell'istituzione anche a livello regionale. Siamo assolutamente in chiusura, grazie a Gabriele Bianchi. Grazie a voi, grazie ai telespettatori. Grazie ancora per l'attenzione e buona giornata.